Le organizzazioni sindacali insieme ai lavoratori delle poste realizzano contemporaneamente in tutta la Sicilia sit-in di protesta davanti alle prefetture e così accade anche a Caltanissetta lunedì pomeriggio dalle 17 alle 19 per protestare contro l'ulteriore fase di privatizzazione delle poste italiane. Tante le domande ma soprattutto le preoccupazioni dei sindacati per il futuro dei lavoratori e proclamano uno sciopero delle prestazioni straordinarie dal 25 luglio al 24 agosto. Oggi noi in contemporanea in tutta la Sicilia e quindi in tutte le nuove province della Sicilia, i lavoratori delle poste rappresentati da tutte le organizzazioni sindacali stanno tenendo un sit-in per cercare di sensibilizzare l'azienda e gli organi governativi perché comunque decidano di non privatizzare così come vorrebbero al 100% questa azienda. Nell'ottobre del 2015 hanno già privatizzato una prima tranche del 40% e adesso, nonostante le promesse che il ministro ci aveva fatto dicendo che la maggioranza di questa azienda sarebbe rimasta saldamente in mani dello Stato, invece hanno deciso di vendere il 100% e quindi di mettere sul mercato il 100% della... Ma i rischi sono, come purtroppo è capitato ad altre aziende pubbliche di questa nazione, come per esempio la Telecom, che con la privatizzazione si falcidino la forza lavoro. Non si protesta solamente contro la privatizzazione, ma anche per affrontare un altro tema, quello della carenza di personale. Purtroppo dobbiamo registrare che negli ultimi anni, a fronte di una marea di gente che è andata in pensione o in esodo incentivato, non si è provveduto con il giusto turnover. E dire che basterebbe poco per incrementare la forza lavoro, perché noi abbiamo in provincia di Caltanissetta, tra recapito, sportelleria e call center, qualcosa come 70 part-time. Basterebbe modificare il rapporto di lavoro da part-time a full-time a poche decine di queste persone per ottenere un duplice obiettivo. Uno, quello di dare un servizio più efficace ed efficiente alla nostra clientela che, come dire, a cui noi vogliamo molto bene perché ci dà il lavoro, e anche proveremo a risolvere un problema sociale di tanti giovani che non hanno la possibilità di poter fare una famiglia lavorando soltanto al 50%.